Il classico, soprannominato così il derby calabrese fra Catanzaro e Regina, in scena nuovamente domenica a distanza di anni. Uno degli incontri principali per la regione che mette a confronto due delle tre realtà che durante la loro storia hanno rappresentato la Calabria sui campi della massima serie. Ma Regina Catanzaro è il derby calabrese maggiormente disputato in Serie B, con 18 incontri totali. Una lunga storia quella che lega le due squadre. Il primo doppio incontro risale addirittura al campionato di prima divisione, correva l'anno 1930-1931. Una vittoria a testa il risultato. Le due formazioni incroceranno i propri destini ancora in Serie B, appunto, e nella Coppa Italia di Serie C, prima di ritrovarsi nella stagione 2014-2015, ad oltre 20 anni di distanza dall'ultimo confronto. Quello di oggi è certamente un derby diverso rispetto alle aspettative di inizio campionato, sia da parte delle società che delle tifoserie infuocate più che mai. In palio punti fondamentali in chiave salvezza. I giallorossi all'ultimo posto della graduatoria, a reduci da 3 sconfitte consecutive, alla ricerca del la vittoria che in casa manca dal 9 ottobre. Amaranto, che seppur hanno interrotto la striscia negativa con il pareggio interno contro il Taranto, vogliono la prima vittoria stagionale in trasferta. L'ultimo successo lontano dal Granil è datato 8 maggio 2016. Maria Chiara Sigillò per la CNews 24.